Si è svolta a Teramo la manifestazione conclusiva del progetto di educazione e sicurezza stradale, denominato La sicurezza si fa strada, promosso dall'ACI di Teramo in sinergia con l'Ufficio Scolastico Provinciale e con il patrocinio della Prefettura di Teramo. Il progetto, giunto alla nona edizione, ha coinvolto oltre 750 alunni delle scuole teramane. Sono stati coinvolti attraverso l'ufficio scolastico provinciale. Qui oggi ne sono presenti almeno 350-400 a testimoniare e a presentare i loro lavori. Sono lavori interessanti che hanno realizzato le varie scuole. Sì, sono lavori che hanno realizzato in collaborazione, cioè dietro lo stimolo, ovviamente il controllo degli insegnanti che hanno avuto un ruolo importantissimo in questa esperienza, insomma, in questo progetto dell'ACI. Noi adulti, che dovremmo essere coloro che sanno un po' più saggi, ma continuiamo ad usare cose che non dovremmo fare, telefonini, leggere messaggi e quant'altro. Quindi, penso che sia importantissimo, così il lavoro svolto nelle scuole da parte dei docenti dell'ACI e insieme agli studenti che adesso, come molti possono assistere, hanno realizzato anche dei bei lavori con video, e questo è stato sicuramente un momento formativo importante perché con la realizzazione dei video sono stati coinvolti in prima persona, quindi si sono dovuti mettere lì a cercare tutte le notizie per far sì che poi tante di queste cose possano rimanere. Quindi la formazione, non solo noi come ACI, ma abbiamo sentito prima, così come la polizia stradale e tutti gli altri corpi, i docenti, insomma, penso che sia la base. È importantissimo far sì che si inizi dai bambini, non lo devo dire io, d'altronde, insomma, è una cosa, anche se in una classe c'è sempre qualcuno magari che si distrae, ma la maggior parte poi recepisce.